Meteo permettendo, questa sera è la tradizionale serata dedicata alle stelle cadenti, anche se non la serata dove lo sciame che fa stare tutti con il naso all'insù sarà visibile a livello più intenso. Come ormai avviene annualmente, al mare e in collina, lontano dall'inquinamento luminoso delle città, anche quest'anno è un proliferare di eventi dedicato alle notte dei desideri. Per i faentini, una delle mete tradizionali per l'osservazione del fenomeno di San Lorenzo continua ad essere il Parco Carnet, dove il gruppo Astrofili Lacchini ha organizzato una pubblica osservazione guidata del cielo al centro visitatori del Parco Carnet, a partire dalle ore 21. Sempre il gruppo Astrofilo sarà impegnato a Tredozzo all'Agriturismo Cademonti in una romantica serata con cena ed osservazione del cielo, non solo esclusivamente dedicata al fenomeno delle stelle cadenti. Proprio oggi, inoltre, per il gruppo Astrofilo si conclude un'intensa 3 giorni a Palazzo San Giacomo, a Russi, fra concerti, visite guidate, gastronomia, esposizioni d'arte e ovviamente osservazione degli astri attraverso le strumentazioni messe a disposizione dal gruppo Lacchini. Altri 2 appuntamenti di richiamo delle colline faentine possono essere ritrovati a Riolo Terme e Casola Valsegno. A Riolo, alla Tenuta Nasano, la notte di San Lorenzo verrà festeggiata mediante le tradizioni enogastronomiche della Romagna, le degustazioni dei vini dell'azienda e l'osservazione della volta celeste sdraiati sulle bale di paglia, coadiuvati dall'aiuto del professor Sella. A Casola, alla Rocca Montebattaglia, è in programma invece Notte sotto le stelle, organizzata dall'AMPI e dal Centro di Documentazione sulla Guerra di Liberazione. Nel suggestivo terrazzo immerso nell'Appennino sarà possibile consumare una cena a base di pizza fritta, panini, vino e ciambella, a cui farà seguito un concerto di musica classica, contemporanea, pop, jazz, latinoamericana, sulle note dei sax di Daniele Fanzani, accompagnato da testi e immagini storiche di Montebattaglia, curate da Giampaolo Sbarzaglia, Maurizio Cardano, Riccardo Albonetti. A Lugo, dalle ore 21, al Parco del Loto, grazie all'interessamento della Proloco del Comune di Lugo, si potranno effettuare osservazioni guidate del cielo munite di telescopio grazie al gruppo Astrofili Antares di Romagna. A Castel Bolognese, nel Parco Fluviale del Segno, torna Passeggiando sotto le stelle a cura della Proloco Castellana, con partenza dalle ore 20:30 con l'apicoltore Gigetto Cimatti che darà il via alle operazioni di smielatura con estrazione dei favi e assaggi. Lungo il percorso dell'Argine ci saranno un punto ristoro con frutta fresca e bevande e animazione. Alle 22 il tradizionale finale pirotecnico. In caso di maltempo, l'iniziativa si terrà martedì 11 agosto. Proprio a causa dell'imprevedibilità del tempo atmosferico, è comunque consigliabile informarsi telefonicamente direttamente con gli organizzatori degli eventi per verificare la conferma degli appuntamenti in programma questa sera, in quanto, soprattutto in collina, sono già diversi gli agriturismi che hanno dovuto annullare lo speciale evento previsto.